Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo giorno, benvenuti in questo nuovo video. E allora, oggi è giovedì, è una giornata, come vedete, bellissima. Beatrice sta lavorando, qui c'è l'aspirapolvere che io ho già passato qui nel piano di sotto. Ho già dato una sistemata un po' dappertutto, diciamo, stamattina. Qui c'è India stamattina con noi. È entrata un po' lei perché non entra mai. Di sopra anche ho già fatto le mie cose. Ho cambiato le mie lenzuola. Ho dato una sistemata non a fondo, ho solo dato una sistemata al bagno, ho fatto i letti e ho sistemato così, ok? Ho sistemato. Adesso un lavoro che voglio fare è togliere quella roba dal tavolo e dalle finestre. Quindi mi sono fatta i miei lavori per conto mio, perché ho fatto più o meno le cose che ho fatto ieri, nel senso non a fondo, ma ho tirato sui letti, ho passato l'aspirapolvere, ho cambiato il mio letto e avevo India che mi veniva avanti e indietro e ho detto vabbè, non registro e via. Ma adesso andiamo a togliere quel casino e quel casino lì. Vediamo cosa c'è da tenere, cosa c'è da buttare. Andiamo a fare un po' di decluttering e così rimane un po' più ordinato e vediamo come sistemare queste cose, perché veramente non le posso più vedere. Diciamo che va già abbastanza bene, ho lasciato solo i fogli puliti, dove loro vanno appunto a disegnare, eccetera, sono diventati solo questi, ecco, quindi va bene. Poi ci sono questi blocchi. E poi ci sono i libri e basta, perché non si può tenere tanta roba qui sopra che non si capisce più niente. Ecco, i libri da colorare, altrimenti li lascio per forza poi qua questa finestra, perché non so dove metterli al momento. Poi vedo magari di liberare un cassetto e liberarci. Colorare, così togliamo da qua,
Già, direi che è tanta roba quella che abbiamo tolto e ha la parvenza un po' più di normale, lì ci vive. Qui c'è la valigia dei colori, questi sono i colori nuovi. Qui ci sono questi tre specchietti, che l'altro Giulia ce l'ha di sopra. E direi che siamo, insomma, un po' meglio di com'era, lo è di sicuro. Lì c'è solo questa roba qua, che sono i libri, gli astucci, la scatola con i colori sotto i fogli, e qua c'è la valigia con i colori, e questo invece li riporto di sopra. E allora, buongiorno, ridico buongiorno perché oggi è venerdì. Ieri ho registrato solo quel pezzo lì perché è quello che sono andata a fare in più. Adesso inizio subito facendo un attimo di qua. Allora, adesso ci passo l'aspirapolvere, dopo ho sistemato il bagno. Più che altro stamattina volevo lavarmi i pavimenti, se ce la faccio sia di sotto che di sopra. Stamattina non vedrete le finestre spalancate, ma aprirò solo il sopra perché in casa c'è India. India non ama. India è la sorella di Zelda, ha 7 anni, non ama particolarmente i gatti, però non è giusto che stia sempre solo in casa Zelda. E quindi ho deciso che al mattino, ovviamente quando posso, prendo lei e metto fuori Zelda. Quindi è per questo che non vedrete le finestre spalancate, ma solo gli altri aperti. Perché se Nando, qualche gatto, prova ad entrare mentre io faccio le faccende, potrebbe succedere un pastrocchio. E lei appunto è India, di solito la vedete nel recinto. Adesso io ho un periodo che appunto al mattino la prendo e me la porto dentro con me perché non trovo giusto che Zelda sia la privilegiata perché è la più brava, che tollera tutti, mentre invece gli altri, via che hanno poca tolleranza con i gatti, eccetera, siano però lasciati fuori. E quindi al mattino la vedrete spesso con me a fare le pulizie. Zelda di solito sta lì brava, seduta. Lei è un pochettino più un'ombra, perché con me ci sta poco e quindi è un pochettino più un'ombra. India, no? Lei ha il vizio di strappare le coperte e quindi bisogna farci un pelo di attenzione. Mettiti giù, brava, brava. Lei qualsiasi cosa gli dai lo strappa a pezzi. Né? Salama? È un cane un po' particolare lei. Diciamo che tra lei e Zelda c'è una differenza abissale. Lei è piccolina, scricciolina, mentre invece Zelda è enorme. Eppure sono sorelle della stessa cucciolata, però lei è sempre stata così. Lei l'ho salvata con il biberon. Anni fa, quindi secondo me questo è uno dei motivi per cui lei è rimasta più piccola, ed ha un carattere molto molto particolare. India, bisogna fare attenzione, soprattutto con gli estranei, soprattutto con galline, oche, pecore, tutto ciò che si muove per India è preda. Ovviamente li abbiamo cresciuti tutti nella stessa maniera, però poi vai a capire bene che cosa scatta nella testa del cane. Adesso io vado avanti a farmi le pulizie di routine e queste non vado a filmarle. Vi lascio poi la parte dove vado a fare dei lavori che magari di solito non vedete. Stamattina dovrei lavare in terra, adesso devo dare una sistemata al bagno perché ieri abbiamo fatto il bagno e di nuovo i bambini mi hanno tirato giù tutti i bagnoschiuma. Quindi vado a dare una pulita al bagno.
una sistemata in generale, volevo lavarmi i pavimenti e volevo pulire meglio la cucina e quindi quello lo andremo a fare insieme, ma adesso vado avanti altrimenti qui parlo, parlo, parlo e non faccio più nulla stamattina. E allora sono andata a darmi una pulita e una sistemata in questa zona, ho tolto tutti i farmaci che avevo e il casino che c'era sopra, ho dato una pulita e ho sistemato così. Devo poi fare quello, ma poi lo facciamo insieme quello. Per oggi ho fatto questo qua e quindi adesso manca 10 a mezzogiorno, aspetto che arrivi Sergio, mangiamo, poi oggi pomeriggio non riuscirò a fare molto perché viene una mia amica a prendere un caffè. E poi alle 3 arrivano i bambini, quindi non so bene in realtà che cosa riuscirò a fare. Mi sono anche lavata i pavimenti. Ovviamente qui ho dato un colpo molto veloce perché essendoci India è stata brava, è stata lì ferma, però insomma non è che siano lavati benissimo di qua in sala. Dalle altre parti invece sono puliti. Così la casa è diciamo grosso modo è sistemata, ecco. C'è sempre poi qualche cosina in giro, però piano piano ragazzi, perché qua c'è da morire. Qui c'è il sacco dell'immondizia, che adesso poi lo porto fuori e via. Papà, cosa facciamo, Giulia? E James? Tutti la pizza? Facciamo le pizze? Wow! E allora, noi andiamo a fare le pizze con il Pongo. Spero che questo video vi sia piaciuto, anche se breve, che vi abbia tenuto compagnia e noi ci riaggiorniamo presto con un nuovo video. Grazie a tutti, ciao!